cielo sopra Stoccarda è uno spettacolo tributo al Napoli vittorioso in Coppa UEFA 30 anni fa, di cui oggi ricorre l'anniversario. Come avete scelto voi da autori di raccontare questa grande e immemorabile vittoria? Beh, l'idea è nata per celebrare questo trentennale, nata nella redazione di Jupiter Group con Max De Francesco, con gli amici della Martino Consulting, ed è nata perché questa è una gioia che, nonostante siano passati 30 anni, non è stata impolverata dal tempo. È l'apice più alto a livello europeo della storia del Napoli, ed è un percorso emozionale che la gente di tutte le età, anche quelli che magari erano bambini e non erano neppure nati nell'89, ricordano con grande gioia, e quindi era giusto rinverdire quella gioia anche a distanza di 30 anni. E tra l'altro il tema di Monte di Dio racconta del maggio dei monumenti, in cui appunto questo spettacolo è inserito, è il diritto alla felicità, e stasera noi celebriamo la felicità di essere campioni con il vostro spettacolo. Sì, esattamente, lo spettacolo è anche una rievocazione di questa enorme felicità che pervase tutta la città di Napoli, non solo quello che accadde in campo, che fu anche teatro di una liberatoria felicità da parte della società, dei giocatori. Attraverso il testo e lo spettacolo noi abbiamo cercato di ricreare con un percorso emozionale anche questa sensazione di felicità senza limiti e senza freni, che in quel momento chi ha vissuto sicuramente oggi ricorda, chi non ha vissuto può provare a vivere attraverso l'atmosfera che sarà ricreata in sala. Questa sera ascolteremo nel cielo sopra Stoccarda anche dei suoi interventi musicali. Come ha scelto gli intermezzi che faranno parte dello spettacolo appunto dedicati a questa grande vittoria del Napoli? Niente, io diciamo il tema dominante è un pochettino il tango, quindi diciamo tutte le emozioni legate a questa musica con qualche spruzzata di musica spagnola, quindi quello che ho voluto sottolineare è un pochettino la forza, anche l'intensità dell'esecuzione dovuta appunto alla vittoria anche del Napoli, insomma con questo filo conduttore qua, che è una vittoria ottenuta con forza, con decisione. Musica quindi volitiva e gioiosa. Sì, anche a tratti, diciamo, con dei tratti di malinconia, con dei tratti di dolcezza. Ho cercato un pochettino di ottenere un po' un livello emozionale un po' variegato, insomma. In quella serata memorabile di 30 anni fa a Stoccarda c'era anche il tuo occhio da cronista. Che cosa puoi raccontarci? Che cosa ti è rimasto ancora di quella grande vittoria? Un occhio del cronista quella notte bellissima a riposo, non lavorava, perché il mattino, quel giorno, i poligrafici del mattino decisero di fare sciopero, e quindi a noi fu negata la possibilità il giorno dopo di raccontare quella magnifica, straordinaria, incredibile, irripetibile, che ancora oggi è ripetibile, perché a 30 anni di distanza il Napoli non è mai riuscito a bissare quel trionfo incredibile. E questo mi consentì quella sera di poter osservare tutto con occhio, diciamo, disincantato, non con l'occhio teso di chi doveva poi scrivere l'articolo, il pezzo e mandarlo. Pazzi buoni, tifo, passione, amore. E questa sera la celebrazione qui nell'ambito di Monte di Dio racconta, vede anche la tua partecipazione, la tua memoria relativa a quel giorno. Sì, me l'hanno chiesta, io con grandissimo piacere, con grandissimo orgoglio e con grande felicità ho aderito a questa iniziativa. E mi complimento perché finora è riuscita molto 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 bene, direi quasi alla perfezione, se può esistere l'aggettivo perfetto in un contesto qualsiasi umano dove la perfezione si sfiora ma non c'è mai in maniera assoluta. Aderito e sono contento, ripeto, di averlo fatto perché è qualcosa di veramente bello, perché come tu dicevi poco fa implica l'esercizio di una cosa bellissima, fondamentale nella vita di ognuno di noi, la memoria. Quindi il fatto di esercitare, di mettere in gioco, di far giocare questa partita celebrativa alla memoria è qualcosa per me di veramente bellissimo. Sotto il cielo di Stoccarda era presente anche lei 30 anni fa. Che celebrazione è stata quella per la nostra squadra azzurra? Ma per me professionalmente è stata, ma anche umanamente, un'emozione straordinaria. Sotto il cielo di Stoccarda io ero a bordo campo, per cui appena è finita la partita e quindi avevamo già da qualche mezz'ora la certezza
che il Napoli aveva vinto il più grande trofeo della storia, fece una corsa terribile, coprì metà campo in pochissimi minuti, credo di aver battuto tutti i record per prendere le prime emozioni di Maradona. E fu un'emozione anche per me, perché Maradona poi era sempre schietto, sincero, quindi ringrazio Napoli, soprattutto Napoli e tutta la squadra. E io credo che il Napoli veramente abbia meritato quello straordinario successo. Com'è grande questa coppa! A guardarla sembra quasi più grande di te, Gennarino. 30 anni dalla vittoria di Stoccarda, che cosa porta di più nel cuore di quella notte? Ma la contentezza dei nostri tifosi al fischio finale, quando appunto c'è stato il fischio finale, vedere lo stadio di Stoccarda, sembrava di giocare in casa, quindi vedere questi colori, questa gioia immensa, è una cosa che indimenticabile, quindi poi anche il ritorno a Napoli, la festa è continuata poi per le strade di Napoli, quindi veramente giocare a Napoli è una cosa unica. E questo calore dei napoletani, dei tifosi azzurri, continua ancora oggi, anche stasera? Il bello è questo, di questa città, che non dimentica, anzi, nonostante, come dicevi tu, sono passati tantissimi anni, continuano, cioè, io vado in giro per Napoli e si ricordano ancora le partite nostre. Per fortuna ho giocato negli anni in cui Napoli ha vinto qualcosa, lo Scudetto, la Coppa UEFA, Supercoppa Italiana, quindi ho avuto la fortuna anche di vivere quegli anni. Un aneddoto di quella partita o comunque della finale, ma eravamo sicuri, concentratissimi, nonostante il giorno prima Careca aveva 39 di febbre, eravamo un po' preoccupati per quello, poi fortunatamente è sceso in campo, ha fatto anche il gol, quindi e quello, i ricordi sono poi tantissimi. Un gol all'andata, uno e mezzo al ritorno al San Paolo, e quanti calcioni anche con il Bordeaux, mamma mia! Di quel Napoli vincente a Stoccarda faceva parte anche lei. Che effetto le fa ripercorrere questa sera la grande notte azzurra? La grande notte azzurra, diciamo che noi abbiamo aperto un ciclo con tante vittorie e diciamo che la Coppa UEFA è stata la ciliegina sulla torta, perché poi insomma due campionati, una Supercoppa, una Coppa Italia, è un ciclo importante a cui ho avuto la fortuna di parteciparvi a tutte totalmente, quindi per me è motivo di grande soddisfazione e grande orgoglio, perché poi quello che si vince a Napoli ha un valore particolare, anche più importante di tutte le altre città d'Italia, ma anche direi d'Europa, perché la passione e la voglia che hanno i tifosi napoletani di vedere la propria squadra vincere è un clima unico, particolare, che solo qui si trova. Calore che ancora oggi, dopo 30 anni, esatto, è vivo con questa celebrazione che ne è la prova. Sì, ma io vengo 3-4 volte all'anno, devo dire che questa celebrazione è una cosa molto bella, fatta molto bene, organizzata molto bene, ma devo dire che siamo ancora, sembra che non siamo mai andati via, questa è qualcosa che ci dà un'emozione, a me particolarmente mi dà un'emozione incredibile, perché mi sento quasi napoletano, ecco, anzi direi mi sento napoletano. Solo la parola tedeschi mi impaurisce, sono alti, biondi, grossi, non abbiamo niente da perdere, chissà. E alla fine della partita io e te, padre e figlio, ci siamo abbracciati forte forte, ho avuto ragione, non avevamo niente da perdere, non lo abbiamo perso. Esattamente 30 anni fa il Napoli alzava la Coppa UEFA sotto il cielo di Stoccarda e Montedidio racconta, la sua prima edizione sceglie di tributare, di omaggiare quel Napoli vincente con uno spettacolo tributo. Che effetto le fa partecipare a questa rievocazione? Ma mi fa molto effetto e sono anche emozionato, perché non sono più venuto a Napoli, non mi interesso più di calcio, e incontrando i vecchi amici che avevo perso, vecchi giornalisti, vecchi amici di quel periodo, mi ha fatto senso, nel senso che mi rendo conto tutti i giorni guardandomi allo specchio che passano gli anni, però oggi mi sono proprio, è stata una sorpresa proprio veritiera, lì è stato uno. Sono passati 30 anni ma la memoria di quel giorno è ancora forte. 30 anni la memoria di quel giorno è fatta nella bellezza dell'entusiasmo della gente napoletana a Stoccarda. I napoletani che passeggiavano insieme ai tedeschi e i tedeschi applaudivano
i napoletani per la loro civiltà e per la bellezza della partita fatta dal Napoli. Che Napoli era quello che vinse a Stoccarda? Un Napoli ottimo, composto da grandi giocatori, uno in particolare, ma anche gli altri erano bravi. E siamo andati con un po' di problemi che però sono stati risolti. E una squadra che dava spettacolo, l'ha dato a Monaco, l'ha dato quell'anno lì, è stato un anno che a livello europeo ci siamo proprio messi in luce. 30 anni fa il suo Napoli vinceva Stoccarda, che emozione le dà ripercorrere stasera quella grande serata e che cosa porta più nel cuore di quella notte? La cosa che mi dispiace è che sono passati 30 anni e che sono invecchiato di 30 anni. La cosa positiva è che il Napoli ha fatto una grande partita, tutta la squadra ha giocato una grandissima partita e io ricordo di una delle più belle partite che ha fatto il Napoli. Il Napoli era quello che lei dirigeva? Era il Napoli, vuole che gli dico tutta la formazione, tutta quanta non me la ricordo, ma comunque. Nel senso che squadra era? Che squadra era? Era una squadra molto forte, certamente molto forte, meritava di vincere questa coppa che era un po' la Champions di oggi, perché allora solo la prima andava in Champions, mentre invece praticamente le seconde andavano in Coppa in UEFA. Quindi praticamente, mentre adesso invece ci vanno 3-4 squadre italiane, quindi diciamo era una coppa che valeva la Champions, quindi moltissimo, ci ho tenuto moltissimo, tutto Napoli è stata molto contenta, eccetera, eccetera. E ancora ricorda quella grande vittoria. E ancora, come si vede stasera, ancora ricorda quella grande storia. You be my soldier, I'm from the north.